dovrebbe avere la struttura innanzitutto di una conversazione, di un dialogo, di uno scambio. Quello che faremo, quello che cercherò di fare insieme ad Annette e a Tony, sarà quello di tracciare un percorso non azzigogolato, questa volta diciamo però piuttosto lineare, all'interno anche di due lavori molto interessanti che presenteremo, che sono il libro di Annette e quello di Tony. In particolare, giusto per fissare alcuni punti, cercherò semplicemente di fare un piccolo programma, quindi questa non è un'introduzione, ma una delle cose che volevamo approfondire dopo l'incontro dell'altro anno, che ha un po', come dire, semplicemente esplorato lo stato delle cose, Anthony l'altro anno fece un bell'intervento in cui ci fece capire che parlare di crisi della critica era abbastanza inutile, visto che la stessa parola critica viene da crisi e che da sempre, da quando la critica è nata, si è posto il problema di essere in crisi, nel senso che appunto da tempi immemorabili, no? La forza anche del libro di Anthony, come scopriremo insieme, è anche quella di prendere una prospettiva straordinariamente vasta e profonda, quindi dal mondo classico fino ad oggi. E un passo in più anche quello, secondo me, e i due lavori di oggi ci consentono di farlo, di capire in che maniera, per esempio, nel mondo del sapere, della cultura cinematografica, interagiscono la ricerca, come dire, scientifica, accademica, più motivata, diciamo così, dall'idea di avere un modello epistemologico a cui riferirsi, e invece la cosiddetta critica militante, così si chiamava fino a qualche anno fa, cioè il lavoro di chi settimana dopo settimana deve affrontare le uscite al cinema, giudicarle, raccontarle e naturalmente mediare con un pubblico che reagisce a questi film in sala, diciamo così, no? In realtà tutto questo poi porta, diciamo, dal mio punto di vista, in questi due lavori, in questi due critici, anche inevitabilmente ad affrontare il modo in cui, per esempio, la teoria più significativa, credo, nella modernità della cultura cinematografica, cioè la politica degli attori, viene considerata oggi. Certo di essere meno astratto, ma per l'appunto, poi parlando dei loro libri ci sarà la possibilità di entrare più nel concreto, no? Annette è una professoressa che ha un prestigioso curriculum in una delle università più importanti del mondo, la Columbia University, eppure il suo libro, che si chiama per l'appunto Cinematic Overture, analizza l'apertura dei film, il modo in cui i film si aprono, ed è un modo in realtà particolarmente accogliente, del tutto poco accademico, no? Perché il modo in cui lei descrive queste aperture mi ha fatto pensare a quello in cui un grande critico francese parla dei film dicendo che i grandi film dovrebbero essere considerati come persone, cioè come qualcuno che in qualche maniera esiste davvero nella realtà. E se siete qui credo che sapete di cosa parlo, ci sono dei film che noi consideriamo degli amici per il fatto che ci hanno profondamente influenzato, per il fatto che possiamo ricorrere a loro tutte le volte che ne abbiamo bisogno, rivederli, che hanno siglato e contrassegnato dei momenti molto particolari della nostra vita, no? E Annette fa un po' la stessa cosa, nel senso che immagina che i film, presentandosi a noi, possano, così come i nostri amici, avere un loro carattere, no? Parla del modo in cui si presentano, per esempio, il loro silenzioso e diffuso potere, per esempio, no? Oppure attivano una attiva curiosità, per esempio, oppure trasmettono un vigoroso scetticismo e una profonda lucidità. Cioè l'idea che in effetti il primo gesto inaugurale con cui i film aprono è un po' come quando un amico entra in una stanza e riconosciamo subito il suo modo di camminare, il suo modo di guardare, il suo accento, no? E forse anche il colore particolare dei suoi capelli, il suo stile di vestirsi. Allo stesso tempo invece abbiamo un critico veramente militante, perché nel New York Times significa macinare film dopo film, no? Immaginate cosa vuol dire fare il critico a New York, cioè quindi evidentemente dover informare, giudicare in continuazione, diciamo, no? Settimana dopo settimana tutti i film che escono, eppure il suo libro ha una profondità molto accademica.
consiglio, in cui si parla non tantissimo di cinema, ma lo si fa in una maniera veramente, veramente inedita, no? Cioè, Anthony riesce a convincerci che in fondo il primo ad aver inventato la politica degli autori è stato Vasari, parlando di Michelangelo, no? E che in fondo tra Vasari e Andrew Serris, tra Vasari che parla di Michelangelo e Andrew Serris che parla, non so, di Buster Keaton, non c'è tutta questa differenza. Alla fine la politica degli autori è stata inventata molto tempo fa, quando ancora probabilmente il cinema non esisteva, ovvero un critico militante che ricorre invece a una prospettiva di saperi, di conoscenze, di orizzonte storico così profonda, dettagliata e ramificata che è tipica invece del tipo di sapere che tradizionalmente si incontra all'università. Cioè quello a cui vorrei invitarvi è anche capire il modo in cui si può essere autori essendo critici, cioè usare un certo modello stravolgendo un po' lo stile. Quindi Annette si rivolge ai suoi spettatori come se per appunto fossero, usa un'espressione che mi piace molto, l'idea di rivolgersi a gruppi di lettori interessati a pensare e a parlare di cinema, non diciamo un obiettivo scientifico, accademico, scolastico, no? Il semplice piacere di parlare di cinema, e credo che se siete in questo posto sapete di cosa parliamo. L'idea di poter parlare di un film dopo averlo visto, di poter litigare su un film, sul film si litiga molto di più che non parlando di libri, di quadri o di sinfonie, no? Probabilmente, no? Quindi l'idea è anche, attraverso questi incontri, di capire cos'è davvero la pulsione più profonda che ci spinge ad amare la critica, ad essere dei critici, no? E quindi, ultimo punto, no? Abbiamo parlato della politica degli autori. Esiste forse un modo di essere autore come critico? Che significa avere uno stile facendo della critica, no? Significa saper usare il linguaggio in una certa maniera, saper adottare un certo stile di comunicazione, fare una lista, un canone di opere particolarmente importanti, no? Anthony fa vedere molto bene il suo libro come, per esempio, la critica letteraria, abbiamo avuto spesso, soprattutto a partire dal XIX secolo, questo metodo, no? Una lista di autori. E in effetti i critici sono quelli, sempre per citare Sacerdote, che amano fare le liste. Vedremo anche nel corso di questa conversazione alcuni esempi, il modo in cui la critica cinematografica si è anche impossessata del suo linguaggio, no? Fino a qualche anno fa si diceva che la grande differenza tra la critica cinematografica e la critica letteraria era che mentre la critica letteraria usava lo stesso linguaggio del soggetto, la critica cinematografica aveva questa, questa maledizione, ma anche questa abilità di doversi reinventare, di dover riempire il vuoto che c'è tra una parola e un'immagine, no? Questa differenza, che però questo salto mortale che tutti noi amiamo compiere, no? Nel cercare di trasmettere quello che ci ha dato un film attraverso un linguaggio che non è quello del film. Oggi però, come sappiamo, come hanno ricordato anche nell'introduzione il presidente, il direttore artistico, esiste un mondo che è quello dell'online e quello delle nuove tecnologie che consentono di fare dei discorsi attraverso le immagini sonore, che sono ciò di cui è fatta anche la materia dei sogni del cinema, e quindi c'è una continuità. Mi fermo qui, però ho tracciato un percorso che io credo interessante, anche un po' avventuroso, anche stimolante, per cui attraverso la critica e attraverso il lavoro di due critici, no? La loro opera, possiamo capire meglio ciò che amiamo della critica stessa e credo anche ciò che amiamo del cinema. Ora, con Anthony e con Annette abbiamo un po' concordato, diciamo, questo programma. Saranno loro adesso a parlare, diciamo così, di se stessi e della loro opera, e poi io farò loro delle domande, iniziare la conversazione, e nella parte finale sarà il pubblico stesso a poter porre delle domande su ciò che avete ascoltato. Quindi darei adesso la parola ad Annette.